Sicuramente le linee di indirizzo dell'assessorato alla scuola, ma in genere del Comune di Napoli, si vertono su quattro punti fondamentali. Io li elenco in ordine di importanza, ma unicamente in ordine di novità, perché in realtà sono importanti tutti. Il primo punto è l'ampliamento delle possibilità di accesso ad asili nido. Stiamo aprendo, contiamo di aprire per quest'anno scolastico 6 asili nido nuovi, per un totale di circa il 150 posti a disposizione della cittadinanza, in varie municipalità, ovviamente in quelle in cui il problema dell'offerta inferiore alla domanda è più urgente. Il secondo punto programmatico a cui tengo in modo particolare è che la scuola sia al centro delle attività di promozione culturale e di cittadinanza del comune. Quindi abbiamo già deliberato un programma di formazione e informazione che si chiama La città ecologica, che coinvolge vari assessorati, l'assessorato alle politiche giovanili, l'assessorato all'ambiente e che coinvolge anche ASIA, perché riteniamo che la prima forma di educazione all'ambiente passi per la scuola e per i bambini anche piccoli. Successivamente abbiamo una serie di iniziative culturali di notevole rilievo che coinvolgeranno le scuole, dall'incontro con i sindaci del mondo che avverrà a Napoli il 3-4 ottobre alla celebrazione delle quattro giornate di Napoli. La scuola al centro della cultura del comune, la scuola è il primo luogo in cui si fa cultura. Poi, terzo punto, secondo me altrettanto qualificante, la rete che stiamo creando tra reti di scuole da un lato, associazioni e comune e municipalità dall'altro, perché ci sono moltissime energie che si spendono per integrazione dei disabili, integrazione dei migranti, contro diciamo la dispersione, e che devono convergere in uno sforzo comune. Per questo stiamo anche mettendo a punto dei protocolli d'intesa, uno con l'ufficio scolastico regionale, delle linee di indirizzo comune sulla rete scolastica con la provincia, delle linee di indirizzo comune con i servizi sociosanitari dell'ASL per fare insieme dei patti formativi che coinvolgano le scuole. Quindi ancora una volta la scuola al centro di una complessità di rete, anche perché le scuole in rete sono più forti e si fanno ascoltare meglio. Quindi quarto punto, una comunicazione più tempestiva e più efficace. Per questo motivo non soltanto stiamo progettando nuovi strumenti, ma abbiamo attivato una newsletter perché tutti sappiano in tempo reale, e soprattutto riteniamo che l'assessorato debba incontrare quotidianamente tutti gli operatori della scuola. Perciò ogni mese io ho programmato incontri con i dirigenti, incontri con gli operatori scolastici, incontri con i funzionari delle scuole comunali, incontri con i docenti dei CTP, cioè incontri con tutte le componenti della scuola, perché la scuola è della città e non è soltanto di un singolo assessore o di un singolo ministro. La sfida è che mentre il centro taglia e ci taglia risorse, noi vorremmo migliorare ed ampliare quel che abbiamo.